Eder, Mac, Pallister. Durante le indagini molte testimonianze verranno un po' sottovalutate, verrà dato invece credito a quella signora che il 22 o il 23 dicembre segnala di aver visto Lidiana nei pressi dell'ospedale maggiore. Tuttavia questa signora, diciamo che la credibilità se la toglie un po' da sola, in quanto lei affermerà di aver visto Lidiana in ben due posti diversi, in due date diverse. Questo passaggio viene colto dall'inquirente che la sta ascoltando, che le chiederà se in passato ha già fatto altre segnalazioni, quasi come se lei fosse una testimone di professione. Non conosco la signora Lidiana Resinovic. Oggi pomeriggio ho chiamato il numero unico delle emergenze perché attraverso Facebook avevo appreso della scomparsa di una donna che poi ho saputo chiamarsi Lidiana. Inizialmente l'avevo appreso attraverso un post generico di una donna che scriveva di essere amica della scomparsa, una tale Marina. Questo primo post era datato 17 dicembre, ma poi la stessa notizia era stata lanciata dal giornale di Trieste sempre su Facebook. Entrambi i post includevano una foto della donna scomparsa che era ritratta con un primo piano in cui si vedevano bene i tratti del viso e la capigliatura. Nel mio immaginario ho pensato che la foto pubblicata fosse riferibile ad una donna ora più anziana rispetto a quella immortalata sui social. Qualche giorno dopo avevo notato che il post riferibile a Marina era stato arricchito con alcuni particolari, quali ad esempio il fatto che la donna scomparsa avrebbe potuto trovarsi ovunque e che la medesima aveva manifestato l'intenzione di recarsi al cimitero. Quando ho visto il testo modificato ho ritenuto di contattare la signora Marina scrivendole sotto il suo post. Giovedì 16 ore 11 e 10 circa, sull'autobus numero 10, altezza inizi via Mazzini partendo dalle rive direzione Valmaura, una signora piccolina con giubbotto grigio chiaro, forse occhiali. Se ben ricordo, montatura chiara forse argento, capelli chiari grigi, cercava un posto che non fosse vicino alle uscite per via dell'aria fredda. Ha fatto su e giù per il bus un po' perplessa prima di decidere dove mettersi. Ho pensato che potesse essere Lidiana perché la vedevo un po' persa su un autobus vuoto quando avrebbe potuto sedersi ovunque. Mi sono ricordata del dettaglio del cimitero e quell'autobus era diretto in quella zona. Marina mi ha scritto di aver letto il post e ha aggiunto che ne avrebbe parlato con il marito, ma non ho poi ricevuto altri riscontri. Oggi invece ho segnalato all'operatore del NUE di averla vista nei pressi dell'ospedale maggiore. L'episodio che vi ho raccontato prima è quindi diverso da quello che ho raccontato al telefono alla polizia. È diverso perché penso di aver visto la donna scomparsa in un'altra occasione. Il giorno 22 dicembre tra le 9 e le 9.10 del mattino, mentre transitavo nei pressi dell'ingresso inferiore dell'ospedale maggiore, ho visto una signora che assomigliava molto a quella ritratta nei post. Questa donna era alta più o meno come me, cioè circa 1,60 m. Indossava pantaloni neri stretti a tubo molto simili a quelli che avevo visto in una foto della scomparsa pubblicata in altre occasioni. La fisicità della donna che ho scorto vicino all'ospedale, molto magra, ricordava quella di Lidiana. Quella donna non indossava la mascherina e quindi l'ho vista bene in viso. Posso dire che assomigliava molto alla signora Lidiana. Aveva una borsa piuttosto grande a tracolla di colore scuro, forse marrone.
La donna indossava un cappello di cui non ricordo il colore. Indossava inoltre una giacca sportiva corta e aderente, credo trapuntata, forse del tipo piumino, di colore rosso ruggine. Nell'occasione camminava a passo spedito con direzione via Stuparik. Non sono in grado di dire se questa signora possa essere entrata nell'ospedale o possa aver proseguito su via Stuparik. Aveva poi una camminata particolare con la gamba sinistra che sembrava leggermente più cedevole della destra. Allora ho cercato su Facebook altre foto della donna scomparsa e mi sono convinta che potesse essere quella da me vista. Ciò considerato, ho lasciato un messaggio su Messenger al marito, Sebastiano Visentin, che non conoscevo. Gli ho scritto oggi alle 16:45, buongiorno. Il giorno 22 o 23 dicembre mi ha superato sul marciapiede dell'ospedale maggiore una signora molto simile a sua moglie. Se posso esserle d'aiuto mi chiami. Visto che il destinatario di quel messaggio non lo visualizzava, ho ritenuto di chiamare il 112 e di segnalare il contesto. Dopo aver chiamato le forze dell'ordine ho inviato un ulteriore messaggio al signor Visentin e gli ho scritto: dato che non ha ancora letto, voglio avvisarla che ho comunicato quello che ho visto al 112. Dopo un certo lasso di tempo lui legge il messaggio e mi risponde: grazie mille, ti sono molto grata. Ma non mi ha richiamata. Io gli ho inviato un ulteriore messaggio contenente due immagini della signora che mi ricordavano tantissimo il viso della donna che avevo visto. Lui non mi ha risposto, ma mi ha inviato il simbolo della mano chiusa a pugno con il pollice alzato. È la prima volta che mi succede di segnalare una persona scomparsa, ma sono rimasta molto coinvolta da questa storia che mi ricorda quella che avevo vissuto con una mia amica che aveva avuto un ictus e aveva perso la memoria. È strana la conclusione di questa testimonianza. Lei si è molto interessata al caso perché ha avuto un'amica che ha avuto un ictus e ha perso la memoria. La coincidenza è che anche l'albergatrice dirà più o meno la stessa cosa. Uno degli aspetti che l'aveva colpita di questo caso era il fatto che un suo amico aveva perso la memoria e quindi sapeva che era possibile che ciò accadesse. Questo è un aspetto che lei segnalò proprio telefonicamente a Sebastiano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.